Che DJ sei? Che DJ vorresti essere? Queste sono due domande fondamentali da porsi in qualsiasi fase tu sia della tua carriera, della tua attività o del tuo divertimento, qualunque sia la motivazione che ti spinge a essere un DJ. Perché dico questo? Perché chiedersi quello che si è e quello che si vorrebbe essere è importante qualunque cosa si stia facendo. Ma nel nostro caso è importante anche perché te lo chiedono gli amici che magari non sanno di preciso quello che fai, te lo chiede chi ti potrebbe far lavorare. E allora in questi casi è bene avere una risposta chiara, netta, precisa e che riesca ad essere compresa da tutti. Già porsi questa domanda è un modo importante per fare chiarezza, per riuscire ad organizzarsi le idee. Ma te potrai dirmi, ma sai, io ho iniziato ora, mi sto divertendo, sto imparando, non so niente. Ok, va bene, però chiedersi che DJ vorresti essere è comunque una domanda da farsi, perché quantomeno puoi avere un sogno, un obiettivo, puoi avere dei riferimenti. E allora dici, faccio DJ perché mi piace questo e vorrei fare così. Saperlo, interrogarsi, è comunque un passaggio importante. Se invece sei uno che suona solo in camera sua per farsi una registrazione da sentirsi in macchina, va bene lo stesso, non c'è nessun problema. Questo è quello che gli inglesi chiamano i bedroom DJ, che anzi, molti l'hanno fatto per tanti anni prima di provare a suonare in pubblico. Va bene, quindi sei un bedroom DJ, sei uno che suona per ascoltarsi, per mettere insieme i dischi, però non vuole confrontarsi con dei pubblici. In questo modo comunque puoi farti questa domanda e puoi chiederti se vuoi essere veramente quello oppure vorresti qualcosa di più. Se invece sei uno e lavora anche da 30 anni, lo stesso si può chiederti che DJ sei. Magari avrai risposto tantissime volte a questa domanda. E se sei quello che vorresti essere? Se la risposta alle due domande coincide, eccezionale, perfetto, continua così. Se invece non sei ancora quello che vorresti essere, ok, hai chiaro quello che sei, hai chiaro quello che vorresti essere. E inizi già da oggi a lavorare in quella direzione. Quindi l'esercizio di oggi è rispondi alla domanda che DJ sei, rispondi alla domanda che DJ vorresti essere con una sola frase semplice, chiara e precisa. Sono sicuro che già interrogandoti in questo modo riesci ad avere più chiaro quello che vuoi fare e riesci ad avere più chiaro anche quello che puoi fare già oggi.